È andato via troppo presto Riccardo Meneghel, a soli 19 anni, un'età bellissima dove inizi a vivere le prime esperienze che ti resteranno dentro per sempre. Il Mene, come veniva soprannominato agli amici, è stato vittima di un incidente stradale il 20 settembre scorso, un impatto fatale mentre era alla guida della sua moto. 19 anni, pochi, pochissimi, ma abbastanza per entrare nel cuore di tantissime persone, compresi i tifosi bianconeri. Riccardo era infatti un calciatore, una giovane promessa che ha vestito la maglia delle giovanili dell'Udinese per diversi anni. La società friulana ha intenzione di tenere alta e forte la memoria del ragazzo, partecipando al memorial in suo onore in programma al Polisportivo Comunale di Fiume Veneto. A prendere parte al torneo saranno tutte le squadre nelle quali Riccardo ha militato nel corso della sua carriera. Il Tamai, compagine di Serie D nella quale giocava Riccardo, aprirà le danze affrontando la selezione del futuro giovani, militante nel campionato di terza categoria. La primavera di Luca Mattius ci sarà di scena alle 18.45. I bianconeri, in vista della sfida di campionato con il Perugia, potranno riprendere il ritmo e ritrovare il campo dopo la sosta forzata per gli impegni delle nazionali. L'avversario dei ragazzi bianconeri sarà il Fiume Bagna, impegnato nel campionato di promozione Girone D. Le vincenti dei due incontri si affronteranno poi nella finalissima delle ore 20. Tutti uniti nel segno di Riccardo Meneghel, onorandone il ricordo attraverso il suo più grande amore, il calcio.